Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Parliamo di crisi nel mondo del lavoro, nulla di fatto per la Beta Fence di Tortoreto che dopo l'ultimo incontro al Mise vede ridursi al minimo la possibilità di rimanere in attività nella nostra regione. Dura la posizione del rappresentante di FIOM CGL Mirko D'Ignazio che ascoltiamo nel servizio di Stefano Recanati. Non vi è alcun dubbio, al termine dell'incontro tenutosi in videoconferenza tra i vertici del gruppo Presidiad, l'amministratore delegato di Beta Fence Italia, il sottosegretario del Mise Alessandra Todde, il sottosegretario del Ministero del Lavoro Francesca Puglisi e le sigle sindacali. Infatti il gruppo inglese è intenzionato fino alla fine a ridimensionare la Beta Fence Italia di Tortoreto, attualmente unica sede nazionale della multinazionale delle recinzioni. La trasformazione sarà netta così da convertire lo stabilimento di Tortoreto di fatto in un piccolo presidio logistico e commerciale, mantenendo solo 25 dipendenti sugli attuali 155. Sul piede di guerra ai sindacati che, incassando il pieno appoggio dei rappresentanti ministeriali e la promessa per un nuovo tavolo di confronto, puntano il dito verso l'azienda accusandola di aver portato all'incontro dei dati non veritieri, come spiega Mirko D'Ignazio della FIOM CGL. L'azienda è tornata con lo stesso piano che in qualche modo ci aveva anticipato il 29 luglio, ovvero quello di fatto di chiudere lo stabilimento. Noi abbiamo contestato sia nel merito questa decisione, ma anche i dati che l'azienda ha portato a sostegno di questa scelta, perché a nostro avviso sono dati assolutamente non coerenti con quello che realmente succede nello stabilimento. In questo senso assolutamente encomiabile è lo sforzo che ha fatto anche il Ministero dello Sviluppo Economico nel sostenerci nelle nostre rivendicazioni, nel sostenere le nostre segnalazioni fatte all'azienda, e in questo senso il Ministero ha riconvocato l'incontro per la prossima settimana, chiedendo però a Beta Fence e al gruppo Presidiad che la rappresentava in quella sede di venire con dati più seri, più concreti, con dati reali e non dati campati in aria come di fatto è accaduto ieri, perché a nostro avviso ed avviso del Ministero dello Sviluppo Economico assolutamente c'è la possibilità che l'azienda torni indietro, ci deve essere la volontà dell'azienda a tornare indietro, perché l'azienda, la Beta Fence di Tortoreto è un'azienda in salute che produce utili e che non capiamo la ragione per cui debba essere chiusa. Andiamo avanti, lo facciamo aprendo la nostra finestra all'esterno del TG6, andiamo in uno dei posti più belli davvero della nostra regione, perché proprio oggi ha riaperto i battenti la splendida abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, in uno dei luoghi più davvero suggestivi della nostra regione sulla costa dei Trabocchi. Andiamo dunque da Paolo Renzetti per questo resoconto, tanti gli ospiti al tuo microfono. Paolo. Sì, grazie, grazie davvero Andrea, buon pomeriggio, un saluto a te, i nostri telespettatori in diretta da Fossa Cesia, dall'esterno dell'abbazia di San Giovanni in Venere, gioiello del 1200, uno dei simboli più importanti della cristianità non solo nella nostra regione. Io ho degli ospiti davvero illustri che ringrazio in particolar modo. Partirei da Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto. Grazie Eccellenza. Grazie. Alle mie spalle li vedete inquadrati da Roberto Pulimanti, il prefetto, neoprefetto di Chieti, Sua Eccellenza Armando Forgione, grazie prefetto, e alle mie spalle il sindaco di Fossa Cesia, Enrico Di Giuseppe Antonio. Grazie sindaco. Allora Eccellenza, quella di oggi è davvero una grande giornata, c'è stata una cerimonia sobria ma molto toccante per la riapertura di questa abbazia. Certo, in questo luogo meraviglioso, con questa stupenda abbazia, che fra i tanti aspetti ne è uno che io amo sottolineare. In realtà San Giovanni in Venere è sorta su un tempio pagano precedente, dedicato alla dea della bellezza Venere, proprio perché siamo in un posto meraviglioso, e in un certo senso è la sintesi di quell'incontro fra l'Oriente, la cultura semitica, la cultura biblica, e l'Occidente, la cultura latina e greca, che sarà poi l'anima della civiltà occidentale. Ecco perché è un luogo dove c'è tanto da apprendere, anche semplicemente guardando la bellezza di queste forme, di questa storia che qui è stata scritta. Eccellenza, una riapertura che ha un valore tutt'altro che simbolico, importante da un punto di vista religioso ma anche architettonico.
non c'è dubbio. E come dicevo, oltre che il senso profondo religioso che è alimentato dalla presenza, di cui sono molto grato, dei padri passionisti, che fanno veramente qui una comunità viva di preghiera e lezione liturgica, c'è l'aspetto culturale, storico, artistico, e poi c'è proprio questo messaggio che io cercai di valorizzare qualche anno fa, radunando proprio anche qui la commissione mista internazionale fra la Chiesa Cattolica e le 16 chiese autocefale dell'Ortodossia, che venne a celebrare uno dei suoi momenti più belli proprio in questa abbazia, luogo di incontro fra Oriente e Occidente. Le chiedo due parole anche sul momento particolare che ormai dura da tanti mesi, che riguarda il nostro paese. Lei, da teologo, oltre che da arcivescovo, ha speso parole importanti anche per la ripartenza dopo questa emergenza sanitaria. Ci si avvia verso l'autunno e si spera che possa essere un periodo fecondo e non di sofferenza. Guardi, la fiducia in Dio e la speranza devono essere fortissime. Il tempo però non è facile, il pericolo è presente. Io raccomando, ma con tutto il mio cuore di cittadino, ma poi anche di padre e di pastore, a tutti, specialmente ai giovani, di osservare tutte le precauzioni necessarie, perché il male di questo Covid non è assolutamente eliminato. Dobbiamo vigilare. Grazie, grazie eccellenza. Io chiederei al prefetto di Chieti, eccellenza Armando Forgione, di avvicinarsi al microfono. Grazie, possiamo dire che è la sua prima uscita ufficiale da prefetto di Chieti, quella di oggi. Sì, grazie, è vero, proprio così, è la prima uscita e sono davvero felicissimo, l'ho detto in conferenza, che di aver potuto coniugare le mie due anime, quindi quella mia privata di fede religiosa e quella mia pubblica, ovviamente, che oggi vado a rappresentare. Ecco. Arriva oggi qui a San Giovanni in Venere questo gioiello che riapre oggi dopo sei mesi, dopo lavori importanti di restauro che sono stati portati a termine proprio in questo lungo periodo, che restituiscono agli abruzzesi ma a tutti gli italiani questo simbolo della cristianità. Sì, ha detto una cosa bellissima. Io appena sono arrivato sono rimasto ammirato, è la prima volta che venivo in questo luogo, ammirato dalla bellezza paesaggistica che è indubitabile. Sulla mia sinistra basta che mi giro, già voglio dire, gli occhi si illuminano, e poi la bellezza anche artistica di questo luogo, che è un luogo sacro, come giustamente ha sottolineato Sua Eccellenza Reverendissima, perché devo dire all'interno si respira un'area di sacro. Ho avuto il privilegio di essere guidato da Sua Eccellenza all'interno della cripta, dove altrettanto, altro luogo bellissimo, invito tutti a visitarlo, ma a visitarlo con fede, ecco, anche da laici è bene avvicinarsi a questi luoghi che sono bellissimi dal punto di vista artistico, ma che vanno rispettati per quello che è il loro valore, che non è solo simbolico, che è anche intrinseco, molto molto forte. Da pochi giorni qui nella nostra regione, il prefetto di Chieti, non posso non chiederle ovviamente uno sguardo al lavoro che l'attende da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Arriva in una regione, in una provincia che hanno comunque delle loro tipicità, ma anche delle criticità. Beh, insomma, ce ne sono. È proprio di ieri un tavolo nel quale abbiamo parlato della crisi idrica della zona del Bastese. Mi ha fatto piacere poter convocare in brevissimo tempo tutti gli attori protagonisti che ho messo di fronte a un tavolo, ma ritengo che questi tavoli, quando si parla, si debba poi raggiungere un obiettivo. Io non sono molto avvezzo a riunioni che non hanno senso. Lo voglio dire non perché voglio dare un tono, un valore aggiunto a quello che è il mio compito, ma soprattutto perché se devo essere io che fa quello che fa da cabina di regia, cioè il prefetto di una provincia che si mette in prima persona a occuparsi di problematiche che non sono proprie del suo compito, lo faccio però con quello spirito per risolvere, non mi chiamassero per far parte, cioè non sono tra quelli, ecco, sia chiaro. Grazie al prefetto di Chieti, Sua Eccellenza Armando Forgione. Io chiuderei questo collegamento con il padrone di casa e mi permetto di ringraziare anche il padre superiore dell'abbazia di San Giovanni in Venere, padre Marcello Pallotta, ovviamente per l'ospitalità. Siamo con il primo cittadino e sindaco di Fossacesi, Enrico Di Giuseppe Antonio, a cui vorrei chiedere un attimo qualche notizia su questi lavori, oggi la riapertura, cosa è stato fatto in questi sei mesi, Di Giuseppe Antonio. Intanto ho espresso
espresso la gratitudine non solo dalla mia amministrazione ma dalla mia comunità e credo forse anche di tutto l'Abruzzo, perché abbiamo evitato problemi seri al tetto vicino al portale della Luna. Sono stati fatti questi interventi di risanamento grazie alla prefettura che per conto del Ministero degli Interni, il FEC ovviamente dato il suo contributo, il suo finanziamento, grazie ai passionisti, al nostro caro arcivescovo Monsignor Bruno Forte, grazie alla soprintendenza e alla direzione museale abruzzese che hanno lavorato per riaprire in tempi rapidi questa abbazia in un periodo anche un po' complicato e difficile. Grazie a Dio quando si va in chiesa i posti uno dall'altro è distanziato bene, quindi c'è una sicurezza totale. Noi però abbiamo anche oggi chiesto nell'intervento che abbiamo fatto tutti un impegno supplementare da parte di tutti. Io mi fido del presidente Marsilio, è venuto qui, ha visitato, gli ho prospettato il problema dei marciapiedi che collega l'abbazia al resto del territorio e altri problemi che sicuramente troveranno in tutti l'impegno, la tenacia e la passione. Anzi, abbiamo chiuso tutti quanti dicendo non dimentichiamo quello che oggi abbiamo fatto, questa cerimonia con gente appassionata che effettivamente dimostra di come questa abbazia sia il fiore all'occhiello. Mi permetta, l'ho detto all'inizio del mio intervento, questa mattina sono stato svegliato da una canzone di Gianna Nannini che dice ragazzo dell'Europa, io mi sento europeo, però quando si tratta di difendere il patrimonio, io non difendo Fossa Cesia, che è la città che adoro e che amo, di cui sono sindaco, difendo l'Italia con questa abbazia che è il fiore all'occhiello del patrimonio italiano, di inestimabile valore il patrimonio italiano. Per chiudere, sindaco, in 30 secondi, Fossa Cesia, Costa dei Trabocchi e San Giovanni in Venere, due gioielli della nostra regione. Sì, la Costa dei Trabocchi è decollata, faccio una sintesi, pensavamo che questa fosse una stagione un po' negativa a causa del Covid, invece c'è stata un'esplosione di presenze, Fossa Cesia ha registrato il tutto esaurito dal mese di giugno. Bisogna investire sul turismo, sull'ambiente, sulla qualità dell'ambiente, il turismo produce ricchezza ed economia e soprattutto dà forza al lavoro per i nostri giovani. Grazie al sindaco di Fossa Cesia Enrico Di Giuseppe Antonio, grazie sentitamente a Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, per essere intervenuto in diretta nel nostro TG, così come a sua eccellenza Armando Forgione, il prefetto di Chieti. È davvero tutto da Fossa Cesia, linea che può tornare allo studio. A te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Proseguiamo con il nostro TG mentre si attende la relazione dei vigili del fuoco sulle cause dell'incendio di San Silvestro. Ai nostri microfoni parla il presidente degli agronomi che punta il dito contro i mancati interventi per la salvaguardia del paesaggio forestale. Ascoltiamolo. Il presidente dei dottori degli agronomi forestali della provincia di Pescara entra in questo dibattito che riguarda l'incendio che si è verificato nei giorni scorsi a San Silvestro. Voi puntate l'indice contro la mancata manutenzione, contro i piani forestali che non sono stati attuati negli ultimi anni, è così? Da diversi anni ormai la gestione forestale non si fa. Per gestione forestale si inquadra appunto nel gestire il bosco coltivato, diradato, fascinato, tagliafuoco, pulizia del sottobosco che serve ad evitare gli effetti ancora più grandi di un incendio. Invece di bruciare 3.000 ettari ne potrebbero bruciare solamente 2-3, ecco, e le squadre di soccorso ne verrebbero anche aiutate nell'entrare nel bosco. Senza piani di assestamento che sono in istruttoria da 12-14 anni in regione, tra l'altro già scaduti, e le ultime decisioni in merito all'annullamento, alla chiusura della misura del piano di sviluppo rurale che serviva per finanziare i piani, non si potrà accedere ai bandi che servono per pulire, diradare le pinete e fare le fasce tagliafuoco. Quindi è un cane che si morde la coda, e quindi ormai la gestione forestale, contrariamente a quanto ci indica l'Europa e l'Italia, lo Stato italiano, che deve essere fatta, il paesaggio forestale deve essere pianificato e poi gestito, e purtroppo noi siamo addirittura indietro, quindi auspichiamo, ecco, dando la nostra collaborazione, un'inversione di marcia in questo senso, quindi che si attui la gestione forestale e che tutti i fondi e i piani vengano finanziati. Da un punto di vista proprio naturalistico,
Qual è il danno arrecato da questo grosso incendio? Il danno essenzialmente è un danno che va non solo paesaggistico, naturalistico, è una pineta di Pino d'Aleppo che è andata via, come tante altre pinete anche quest'estate nell'Aquilano che sono andate via, e ovviamente rimarranno lì per tanti anni, perché poi si darà, quindi si farà fare alla natura quanto in realtà, ecco, non si dovrebbe fare. Tutti i boschi sono coltivati da almeno 2000 anni, quindi la mano dell'uomo c'era e ci dovrà essere. Saranno oltre 200 gli infermieri di famiglia, comunità, che entreranno in servizio nel sistema sanitario regionale. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verini nel corso dell'incontro con i rappresentanti sindacali e degli ordini provinciali degli infermieri che si è svolto a Pescara. La legge di conversione del decreto rilancio infatti ha formalmente introdotto la possibilità di attivare questa specifica figura professionale che andrà ad operare nella rete territoriale anche per far fronte alla presa in carico di pazienti positivi al Covid. Una figura centrale, commenta Laveri, che sarà strategica anche nell'ottica della gestione dei casi di positività che dovessero registrarsi nella comunità scolastica. Il Ministero per l'Istruzione, con una circolare inviata ieri al Rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, si è voluta complimentare per la perfetta organizzazione in sicurezza della prova di ammissione al corso di medicina veterinaria. Il servizio. Con il Covid il Ministero ha deciso di svolgere tutti i test di medicina a livello territoriale, quindi noi raccogliamo tutti i ragazzi che hanno optato per una qualsiasi facoltà di medicina a livello nazionale, però residenti nella provincia di Teramo. Devo dire che la cosa non ci ha sconvolto più di tanto, perché noi siamo già preparati con tutta l'organizzazione per il test di veterinaria che abbiamo svolto il primo settembre. Per questo test abbiamo ricevuto anche i ringraziamenti da parte del Ministero, quindi consentitemi di ringraziare tutti i colleghi e il personale per la perfetta organizzazione, e devo dire che viene fuori veramente lo spirito di squadra e, come piace definirlo, lo spirito di comunità dell'Università di Teramo. Questi ragazzi oggi sono qui, sono sicuro che per molti di loro, tutti loro, insomma, la possibilità di entrare a medicina ci sarà, però nel caso in cui non dovessero farcela, le porte dell'Università di Teramo e il Rettore dell'Università di Teramo sono pronti ad accogliere, quindi io in particolare, quindi gli chiedo di prendere in considerazione i nostri corsi di laurea. Il nostro spirito ambientalista, non posso che suggerire la risposta viva il lupo, quindi veramente un augurio di cuore, però ripeto, insomma, è importante che se per quest'anno non ce la fanno ad entrare, tengano in considerazione l'offerta formativa di qualità di altissimo livello dell'Università di Teramo. L'alimentazione e i prodotti della terra abruzzese sono stati al centro della tavola rotonda nell'ambito delle iniziative legate al ritiro precampionato del Napoli a Castel di Sangro. A fare le veci della nostra regione, produttori vitivinicoli e lo chef stellato Nico Romito. Vediamo. Il processo di trasformazione delle materie prime in campo alimentare può diventare fattore di crescita per l'economia nazionale. E questo è il messaggio partito dalla tavola rotonda sull'alimentazione e i prodotti della terra tenutosi nell'ambito delle iniziative legate al ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro. Cibo, alimentazione sostenibile, enogastronomia e economia del territorio sono state al centro del dibattito che ha visto la partecipazione del presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, dello chef pluristellato Nico Romito e di imprenditori da anni impegnati nel campo della ristorazione e della produzione vitivinicola. I numeri del settore testimoniano il peso sull'economia nazionale. Ogni anno l'Italia esporta cibo per 45 miliardi di euro ed è per questo che tutto il processo di trasformazione diventa centrale per pensare ad uno sviluppo duraturo del settore. E proprio dell'importanza del territorio ha parlato Nico Romito, che della valorizzazione della tradizione legata alla qualità ha fatto il suo credo.
Io ricordo tanti anni fa quando andavo a fare i primi congressi internazionali e era difficile spiegare dove era l'Abruzzo. Oggi quando dico Abruzzo, Castel di Sangro Abruzzo, naturalmente il territorio inizia a essere conosciuto. Negli ultimi anni, ma ricordo benissimo anche l'anno scorso, tantissime testate internazionali di turismo che trattano cibo, trattano vino, stanno ancora dedicando degli spazi enormi su queste riviste, perché l'Abruzzo è una regione che deve essere ancora conosciuta da moltissime persone. E devo dire, con questo, col lavoro che io sto facendo, i miei colleghi stiamo facendo, il mondo del vino, la politica stesso, che ha capito quanto è importante creare delle sinergie e creare un'unica squadra, questo territorio con queste caratteristiche diverse nell'arco di 100 km, si passa dalla montagna al mare, tutto questo si porta dietro, quindi biodiversità, cucine diverse, vini diversi, territori diversi, skyline diversi, è la nostra grande forza, l'abbiamo capito tutti, non abbiamo più quell'approccio di prima, di 10 anni fa, che ci sentivamo più piccoli degli altri, ma oggi siamo consapevoli di quanta forza insieme possiamo fare, ma soprattutto di quanto è bello il nostro territorio, con tutte le varie personalità del territorio che dialogano in maniera diversa, quindi queste diversità messe a sistema diventano la nostra grande forza per il futuro, e già si sta verificando, quest'estate si è verificata che l'Abruzzo è stata una delle regioni più visitate. Ed ora lo sport, ore febbrili di calcio mercato per il Pescara in attesa di ufficializzare Valdifiori. Il Defino è pronto a riabbracciare il terzino Zampano ed è vicino al giovane talento della Roma Riccardi. Vediamo. Dirigenza del Pescara al lavoro per dare a Massimo Oddo i calciatori per impostare al meglio il lavoro in questi primi giorni di preparazione. Sono ore febbrili che porteranno intanto alla ufficializzazione del regista Mirko Valdifiori, pronto a firmare un biennale dopo essere arrivato a scadenza di contratto con la SPAL. A lui saranno consegnate le chiavi del centrocampo. Pescara attivissimo e sempre a centrocampo è vicino un altro calciatore che era stato già in passato in orbita bianca-azzurra, il 24enne Stefan Omeonga, belga di proprietà del Genoa, che può arrivare a titolo definitivo. In passato ha anche indossato la maglia dell'Avellino e nell'ultima stagione è stato prima in patria al Cercle Bruges e poi in Scozia all'Hibernian. Giocatore tecnico ed utile, può essere alternativa a Valdifiori o può anche giocare mezzala. Si avvicina anche un ritorno, quello del terzino destro Francesco Zampano, che in biancazzurro e con Massimo Oddo in panchina ha conquistato l'ultima promozione del Delfino in Serie A. Sarebbe il terzo reduce con Fiorillo e Memusciai. L'esperienza a Frosinone non è stata particolarmente positiva ed il giocatore è destinato a cambiare aria. Zampano ha un altro anno di contratto e per motivi di bilancio e cartellino Frosinone e Pescara, più che un passaggio a titolo definitivo, potrebbero optare per la formula del prestito, assicurando il passaggio a titolo definitivo al Pescara alla fine della stagione. Zampano prenderebbe il posto del gioiellino Zappa destinato al Cagliari, ma il colpo a sensazione, il trio Sebastiani, Repetto e Bocchetti, lo può mettere a segno con la Roma. Il Pescara è vicino al prestito annuale del super prospetto Alessio Riccardi, centrocampista che lo scorso anno era stato vicinissimo alla Juventus nell'ambito della trattativa, poi non andata in porto per Rugani, e che in queste settimane è stato accostato al Napoli per la mega operazione non ancora concretizzata che potrebbe portare Milik in giallorosso. Riccardi, classe 2001, ha debuttato in Coppa Italia in prima squadra 2 anni fa, ma non ha fatto presenze in campionato. Proprio in riva all'Adriatico cerca quello spazio per far sbocciare il suo talento. La conferma è arrivata dal presidente Daniele Sebastiani, intervistato da Calcio Napoli 24. Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo stabilito tutto e penso che i primi giorni della prossima settimana sarà a Pescara. L'obiettivo è quello di fare un gran campionato. Riccardi potrebbe non essere l'unico gioiellino giallorosso con destinazione Pescara, visto che, come rilanciato da Gianluca Di Marzio di Sky, nei radar biancazzurri è finito anche il terzino sinistro classe 2002 Riccardo Calafiori, fresco di esordio in campionato contro la Juventus. Ieri poi il presidente Sebastiani è stato a Castel di Sangro al ritiro del Napoli. Il sogno di portare in biancazzurro Gennaro Tutino sembra dover restare tale, perché il giocatore è stato già promesso alla Salernitana. Sarebbe stato
offerto Ciciretti, che però ha caratteristiche troppo simili a Galano. Un eventuale ritorno di Palmiero può essere frenato invece dagli innesti dei suddetti centrocampisti, Riccardi, Omeonga, Valdifiori, senza dimenticare che in rosa ci sono già Memushai, Castanos e Busellato. Formalizzata ieri la cessione del difensore Alessandro Celli alla Virtus Francavilla in prestito con diritto di riscatto. Mercoledì prossimo, 9 settembre, infine, su il sipario della nuova stagione con la presentazione del calendario di Serie B che si terrà alle ore 19 a Pisa nello splendido scenario di Piazza del Duomo. È intervenuto al Media Day dell'Acqua e Saponi il vicepresidente Gabriele Bankowski, parla della sofferta stagione del Pescara appena andata agli archivi e plaude al ritorno in panchina di Massimo Oddo. Ascoltiamolo. Gabriele Bankowski al Media Day dell'Acqua e Sapone, perché insomma la sua azienda Farmaplu è vicina come sponsor, vicina anche geograficamente, perché state nello stesso comune. Anche come amicizia con Ennio, che è un'amicizia che ci lega da molti anni, e io, per me è un onore veramente essere partner tecnico dell'Acqua e Sapone, una squadra che veramente sta facendo delle cose bellissime. E il calcio a 5 è uno sport che secondo me nel tempo avrà ancora più successo. Lei ha detto una squadra che può arrivare al vertice d'Europa. Secondo me sì, con i nuovi acquisti, io comunque lo seguo, il calcio a 5 mi piace, e con i nuovi acquisti, con i giocatori che poi sono tornati, Luca Jan, secondo me ha la possibilità di arrivare ai vertici europei. Lei è anche vicepresidente della Pescara Calcio, che arriva da una stagione molto sofferta, con il lieto fine, ma quanta fatica. Sicuramente, io addirittura i rigori non li ho visti, ho sofferto molto proprio a livello personale, perché effettivamente insomma l'interesse era talmente importante, cioè scendere di categoria sarebbe stato veramente una tragedia in tutti i sensi, cioè proprio è andata bene, fortunatamente tutto bene quel che finisce bene, però ci deve servire di monito per il futuro, perché certi errori non si debbano più commettere. E l'ultima, appunto, la nuova stagione come sta nascendo proprio con l'avvento di Oddo e altre scelte che ora saranno fatte? Ma sicuramente io credo che sia stata la scelta migliore quella di Oddo, al di là delle polemiche di alcuni tifosi di Perugia, però è di Pescara, ha vinto con noi, ha fatto molto bene, e di conseguenza c'è un feeling particolare col presidente, con Repetto, quindi a mio avviso penso che sia la scelta migliore, e ho grande fiducia per il futuro. Da domenica si svolgeranno a San Buceto i campionati regionali assoluti di tennis. Per la società organizzatrice, la SGT Sport, è stata anche l'opportunità di illustrare le nuove attività che saranno a breve intraprese nella cittadella dello sport. Vediamo. Luciano Di Nicola è il presidente di SGT Sport, che quest'anno sta davvero portando alla luce tantissime novità. Sì, diciamo che ci sono delle belle novità per quanto concerne appunto il mondo sportivo, perché quest'anno ci vogliamo cimentare in due nuove discipline, quella del rugby e quella del calcio a 5. Tutte e due le discipline saranno e verranno fatte principalmente e soprattutto per i bambini dai 6 ai 15-16 anni. E poi questa conferenza stampa in un luogo davvero, davvero bello, più volte lo abbiamo detto come questa zona di San Buceto sia un fiore all'occhiello di tutto l'Abruzzo, è una conferenza anche per presentare appuntamenti di tennis immediati, in particolare i campionati regionali assoluti, che sono il top del movimento di alto livello del tennis abruzzese. Sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto la conferma ad organizzare i campionati assoluti regionali, e quindi diciamo partiamo domenica e ospiteremo qui i campionati regionali assoluti di tennis per il secondo anno consecutivo. E pensiamo che avrà molto successo sia dal punto di vista di risposta degli atleti, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché comunque l'evento è abbastanza importante a livello regionale. Un altro evento è quello delle finali TPRA, che si svolgeranno sabato e domenica sempre nei nostri impianti, e che pensiamo di organizzare e di onorare al meglio e come siamo abituati a fare.
Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velò condotta da Jacopo Forcella con la presenza di Luciano Rabottini, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con la nostra informazione, le edizioni del TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.